Vediamo ora un approfondimento, diciamo, di tipo matematico. Avevamo già visto che se l'attrito è poco, cioè se il parametro gamma è trascurabile rispetto alla pulsazione propria omega 0, allora la pulsazione reale vera dell'oscillatore smorzato è praticamente uguale a quella propria, come se l'attrito non ci fosse. Si può approssimare omega e omega 0, il pendolo poco smorzato oscilla in pratica con la stessa frequenza del pendolo non smorzato. In realtà non è un pendolo, è un oscillatore, ho corretto. Questa verifica la faremo con Excel, però c'è anche un modo teorico di effettuare questa verifica, cioè che questa condizione è verificata. Ed è quello di confrontare la costante tempo tau del modo oscillante con il periodo t, o meglio di confrontare tau, che è l'inverso di gamma, con l'inverso di omega 0, che è t diviso 2π greco. Siccome 2π greco è un po' più di 6, t diviso 2π greco in pratica è t sesti. Quindi il confronto non lo facciamo tra gamma e omega 0, ma fra i loro reciproci, 1 su gamma e 1 su omega 0. 1 su omega 0 è t diviso 2π greco. Graficamente il reciproco di gamma è il punto dell'asse orizzontale, l'asse dei tempi, in cui incide questa retta tratteggiata, che è la retta tangente allo smorzamento, all'esponenziale smorzato, nel suo punto iniziale, cioè all'istante 0. Quindi la costante tempo tau, che è il reciproco di gamma, è dove sull'asse dei tempi è il punto in cui questa retta interseca l'asse dei tempi. E ora lo dimostriamo. Questo è l'andamento esponenziale decrescente del tipo a e alla meno gamma t. Questa retta invece ha la pendenza pari alla derivata di questa funzione esponenziale decrescente all'istante 0. Quindi calcoliamo la derivata di questa posizione esponenziale decrescente, che è data da questa espressione, e la calcoliamo all'istante 0, quindi fa meno gamma a. Quindi scriviamo l'equazione di questa retta, che è una retta che ha una pendenza, quindi un coefficiente angolare x punto 0, cioè la derivata all'istante 0, e per t, e poi ha l'intercetta a. Quindi questa retta ha equazione x, che ricordiamo x sta sull'asse verticale, uguale a meno gamma a, che sarebbe x punto 0 per t. Raccogliendo e ponendo x uguale a 0 per far incontrare la retta all'asse dei tempi, quindi ponendo x uguale a 0, otteniamo che deve essere 0 questa quantità e quindi t è 1 su gamma. Perciò questa retta, la retta tangente all'esponenziale decrescente all'inizio, nel punto iniziale, al tempo 0, questa retta interseca l'asse dei tempi all'istante 1 su gamma, che abbiamo chiamato tau. Quindi adesso dobbiamo confrontare tau con t diviso 2π greco, che approssimativamente è t sesti. Se il disegno, per esempio, l'esperimento ci desse questo andamento oscillante, la condizione sarebbe verificata, perché vediamo che tau è questo intervallo di tempo fino a qua giù, che è molto più grande di un sesto di periodo. I periodi sono questi. In questo esempio tau corrisponde a 5 periodi. Quindi tau corrisponde a 30 periodi sesti, più precisamente 32 t diviso 2π greco. Quindi in questo esempio inventato tau è molto maggiore di t diviso 2π greco, è 32 volte più grande. E incontreremo situazioni simili anche negli esperimenti reali, con tau decine di volte più grande di t diviso 2π greco.